c'è quasi più niente. I prezzi? Ci ho guardato. Sempre più alti. Allora, latte non c'è, frutta poche e verdura quasi niente, quindi pochissima roba. Il bancone della frutta manca tutta una parte, quindi non c'è niente, di verdura non c'è quasi niente, di frutta anche, vero? Adesso vado qui al mercato. Gli effetti dello sciopero dei tir nelle Marche si fa già sentire. Secondo Coldiretti sono a rischio 1.200.000 kg di prodotti alimentari deperibili al giorno, ovvero frutta, verdura, latticini, carne e pesce. I consumatori hanno il riscontro diretto quando vanno a fare spesa. Davanti a loro banconi e scaffali vuoti. Le Coop di Ancona aspettano le forniture da 2 giorni. Il centro di smistamento dei prodotti cosiddetti freschi è in Romagna, ma i camion si imbattono lungo la strada nei blocchi autostradali. Stessa situazione negli Eurospin. Adesso si ricorre ai prodotti di scorta in magazzino, perché neppure nei vari punti vendita i tir sono arrivati a destinazione. Idem alla Coal, dove il traffico dei camion di rifornimento è quasi completamente scomparso. Questi scaffali sono vuoti, però tanto con questa crisi che c'è è normale che specialmente i supermercati che rimangono asciutti. Pochissima roba, pochissimi prodotti. Si è accorta anche di un aumento dei prezzi, oppure i prezzi sono gli stessi? No, i prezzi sono gli stessi. Per ora non si registrano aumenti di prezzi dei prodotti, eccezion fatta per zucchine, melanzane e peperoni. La Coldiretti avverte però riguardo i danni per gli imprenditori agricoli che devono pagare l'aumento del costo del carburante, il blocco della commercializzazione e i costi di smaltimento del prodotto.